È morto a 79 anni Amos Oz, uno dei più amati scrittori israeliani. Un suo ritratto con Carola Carulli. Tutto ciò che riguardava la guerra e la pace era chiuso nel suo cuore. Quel cuore spezzato a 13 anni dal suicidio della madre, quel dolore si fece scrittura e infine letteratura. La grande storia raccontata con quella piccola, così la pena di Amos Oz, ha rivelato quella di Israele attraverso vicende della sua famiglia e di tutti quei piccoli mondi nascosti. Il suo nome è indissolubilmente legato al suo paese. Nasce a Gerusalemme nel 1939, città che lascia dopo la morte della madre. Abbandona il padre militante della destra ebraica. Dalla sua storia nasce uno dei romanzi più amati di sempre, Storia d'amore e di tenebra. Entra nel kibbutz Ulda e cambia nome di famiglia. Da Klausner sceglie di chiamarsi Oz, in ebraico, significa forza. La stessa forza che mette quando divora libri come un lupo, quando combatte nella guerra del 67 e del 73, mentre sente che si deve costruire Israele, unica patria possibile. Sapeva raccontare la guerra senza aver mai davvero scritto un libro di guerra. Posso solo dire, diceva, che la guerra ha un orribile odore, non è immaginabile, un misto di gomma, metallo e carne umana che brucia. È sempre stato un sostenitore dei due stati, pur restando la voce critica di Israele dall'occupazione della Cisgiordania in poi. Un uomo che ha saputo osservare da vicino quella commedia umana sempre sul confine, confine d'amore e di tenebre, a cui Oz ha saputo donare anche una rara forza poetica che mancherà davvero tanto.